c'è un limite oltre il quale la vicenda privata diventa scandalo pubblico. Indicazione di un esempio morale sbagliato a tutta una generazione di giovani uomini e di giovani donne. Ho parlato a lungo con molti del PDL spiegando perché bisogna costringere Berlusconi a ritirarsi, anche nel suo stesso interesse, per il suo stesso bene. E alla fine tutti mi hanno detto, certo hai ragione, hai proprio ragione, bisogna convincerlo. E no, bisogna costringerlo. C'è un po' una sindrome che è quella dei socialisti tedeschi nel 1918, quando volevano fare la rivoluzione però col permesso del Kaiser. Non si fa la rivoluzione col permesso dell'imperatore. Calderoli ha detto, noi il porcello l'abbiamo fatto sotto ricatto anche di Casini. Non è vero, noi volevamo un'altra legge, noi volevamo le preferenze. Siamo stati battuti in aula, perché anche in aula abbiamo portato il nostro emendamento e abbiamo perso. 76 voti contro 400 e rotti. Che rapporto avete voi con questo referendum? Mi sembra che esprima il desiderio degli italiani di cambiare la legge per poter nominare i parlamentari, ma che sia sbagliato, perché col Mattarellum non si nominano i parlamentari, i collegi sicuri vanno agli amici dei capi, e perché Berlusconi è nato ed è cresciuto con il Mattarellum. Se c'è una cosa che lo può rilanciare è tornare ad una legge che chieda agli italiani di dividersi in due campi opposti. Come si sta oggi al centro? Benissimo, perché per tanto tempo ci ha detto devi stare o di qua o di là, poi sono falliti quelli di qua e anche quelli di là, e oggi dopo che loro hanno sfasciato il paese bisogna ricostruirlo, è tempo di essere insieme per l'Italia. Lei ha detto con il Partito Democratico se epurato dagli estremisti come Di Pietro e Vendola, con il PDL se Berlusconi fa il famoso passo indietro, a parità di condizioni dove andate? Se c'è parità di... e sarebbe troppo bello, non oso pensarlo. Se succede ci penseremo, mi sembra difficile. Ma la politica non dovrebbe essere fatta di programmi e non di tutti questi calcoli? Sì, certo. Noi diciamo che bisogna convergere al centro perché vorremmo vedere una grande coalizione. L'Italia è in una situazione drammatica che noi prendiamo sotto gamba. Invece è drammatica, potremmo crollare da un momento all'altro. C'è bisogno di grandi sacrifici. I poveri devono lavorare di più, bisogna alzare l'età pensionistica, lo dico in un modo brutale, e i ricchi devono pagare di più, bisogna fare l'imposta patrimoniale. Le pare che un governo di centrodestra, di centrosinistra è capace di fare queste cose? Ci vuole una grande coalizione. Insomma, ancora nel 2011 ci vogliono i democristiani? Ci vogliono dei cristiani che facciano politica e lo facciano dentro un sistema democratico.